Avete mai provato le polpette di tonno e zucchine con cuore filante? Innanzitutto lavare e tagliare la zucchina a dadini. In una padella mettere un filo d'olio, unire uno spicchio d'aglio, le zucchine e lasciare cuocere per circa 15 minuti. Salare, rimuovere l'aglio e far intiepidire. Nel frattempo tagliate la scamorza a dadini e tritate il prezzemolo. Poi strizzate il pane ammollato nell'acqua e mettetelo in una boule. Unire le zucchine, il pan grattato, il sale, il pepe, la noce moscata, il prezzemolo, il tonno ben sgocciolato e l'uovo. Mescolare bene gli ingredienti e prendere parte del composto e schiacciarlo leggermente nel palmo della mano. Aggiungere qualche dadino di scamorza e chiudere la polpetta passandole tutte nel pan grattato. Friggele e sono pronte per essere gustate. Sono ideali come finger food o come secondo piatto. In alternativa, per rendere più leggere, cuocere in forno. E voi?